Benvenuti a casa mia, io sono Antonella Di Maria e oggi voglio mostrarvi come si preparano i biscoricci. Andiamo agli ingredienti: 300 g di farina, 200 g di burro morbido, 100 g di zucchero a velo, un uovo, un pizzico di polvere di vaniglia e un pizzico di sale. Per la decorazione poi ci serviranno 100 g di cioccolato da sciogliere, delle goccine di cioccolato, delle scagliette di cocco e delle scagliette di cioccolato fondente. Andiamo alla ricetta, alla preparazione. Uniamo la farina, lo zucchero a velo e il burro. Aggiungiamo un uovo, la polvere di vaniglia, il sale e impastiamo. Impastate rapidamente e con le mani fredde finché non otterrete un bel impasto che formeremo a palla. Ecco pronto il nostro impasto. Adesso lo avvolgiamo nella pellicola e lo mettiamo a riposare in frigo per una mezz'oretta. Eccoci qua. Nel frattempo abbiamo preparato la nostra teglia con della carta da forno. Ce la mettiamo accanto. Prendiamo il nostro bel impasto freddo e sodo. Prendiamo adesso delle piccole palline grandi quanto una noce. Creiamo delle palline che allungheremo in punta. Le posizioniamo sulla leccarda e formiamo sempre la punta. Come a casa mia le goccine di cioccolato piacciono tanto, mi hanno suggerito di impastarle dentro l'impasto stesso. Così alcuni ricci avranno dentro le goccine di cioccolato. Adesso prendiamo le goccine uno per uno e mettiamo gli occhietti sui ricci. Vedete? Così. Se non avete le goccine di cioccolato potete utilizzare anche i chiodi di garofano oppure dell'uvetta passa oppure dei pezzettini di noccioline, insomma quello che avete. Eccoci qua, il forno ha raggiunto la temperatura di 170 gradi. Adesso possiamo infornare i nostri biscotti per circa 10-15 minuti. Aspettiamo. Abbiamo fatto raffreddare i nostri biscottini e nel frattempo abbiamo fatto fondere la cioccolata a bagnomaria o anche nel microonde. Prendo un biscottino, lo prendo dalla punta, dal naso e lo immergo col dorso dentro la cioccolata. E poi successivamente dentro le scagliette di cioccolato. Ed ecco il nostro piccolo riccio. Adesso proviamo pure con le scagliette di cocco. Lo immergiamo dentro la cioccolata. Faccio asciugare un pochettino. E poi dentro le scagliette. Eccolo qua. Spero vi sia piaciuta. Ecco qua, alla prossima video ricetta.